Pronto? Uè, ciao. Oh, mi senti? Sì, speriamo che non ci siano problemi di linea. Guarda, per la puntata di oggi ho pensato di parlare un po' di riforme, anche visto quelli che sono i punti che te ti eri preparato. Che ne dici? E Sì, perfetto. allora possiamo incominciare. Faccio come al solito, incomincio io, ti introduco, poi ti farò alcune domande, così. Dopo, vabbè, le domande mi verranno in mente di volta in volta anche in base a quelle che sono le tue risposte. Per te va bene, incominciamo Sì, subito. no, va bene, va bene. Ok. Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata tratteremo un problema molto importante, soprattutto adesso nel dopo elezioni. Nel dopo elezioni ci sarà da fare, ci sarà da imbastire delle idee. Noi chiaramente del Movimento 5 Stelle le idee le abbiamo già. Ci sarà a questo punto da trovare un accordo e anche riuscire all'interno del movimento a trovare delle persone che hanno una conoscenza tecnica di come funziona il sistema fiscale, non solamente in Italia, perché in Italia chiaramente è complicatissimo, però anche a livello europeo, a livello dei singoli paesi, per poter riuscire a capire se negli schemi già adottati negli altri paesi e anche per quello che sono le proposte del Movimento 5 Stelle, se ci sono degli schemi che si possono adottare e che possono avere una certa fattibilità. Quello che segue è una puntata che non è rappresentativa, non è l'idea del Movimento 5 Stelle, ma è un'intervista a un candidato proposto dal Movimento Comunale, ovvero la rappresentativa di chi segue il movimento dalla Russia e dai paesi baltici. Questa è una nostra proposta, la proposta che è stata portata avanti dal nostro esperto in materia, dal nostro consulente Patrizio Calzolai. Patrizio Calzolai adesso è con noi in linea e porrò a lui delle domande molto semplici, delle domande circa una sua visione personale di come dovranno essere affrontate le riforme. Le domande, parto subito con tre domande, parto subito a raffica. Allora, Patrizio, nella tua visione, che poi noi ne abbiamo anche parlato all'interno del nostro gruppo, se ne è anche già discusso, sono visioni anche da me condivise e anche da molti altri che ci seguono. Nella tua visione, io ti faccio tre domande, tu mi darai una risposta anche per vedere poi se possono nascere da queste degli argomenti di discussione. La prima domanda è: miglioramento del sistema fiscale. Come vedi un miglioramento del sistema fiscale? La seconda domanda: reddito di cittadinanza, una proposta concreta per l'attuazione del reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Non so se te le vuoi scrivere le domande oppure te le ricorderò man mano nel corso della puntata. Sono tre domande semplicissime e esigo da te una risposta precisa, concisa, circa una visione globale che sia innanzitutto fattibile e proponibile per l'Italia. Perché adesso ho detto inter nos, ho visto tanta gente sparare delle cazzate veramente improponibili, perché tanta gente hanno le singole idee, però che manca è la globalità del sistema, dove prendere i soldi, come attuarle e quali sono anche i meccanismi fiscali. Perché voglio ricordare ai nostri cortesi amici radioascoltatori che la materia fiscale e la materia previdenziale è una materia molto tecnica e non richiede gente preparata che la pronti, perché tutti noi possiamo parlare nel bar, però pochi di noi ne hanno la capacità tecnica di capirne i meccanismi e capire anche quali sono gli schemi da attuare. Patrizio Calzolai, a te la parola. Quindi grazie innanzitutto per le domande. La mia prima impostazione è che a livello sicuramente di sistema fiscale noi in Italia abbiamo due problemi. Il primo problema è che se tu hai un credito d'imposta in Italia non lo puoi automaticamente utilizzare per pagare un debito d'imposta e questo genera complicazione perché facciamo un esempio per la legge italiana. Se tu devi pagare al fisco 200 euro e però c'hai un credito d'imposta perché per medicina ad esempio di 100 euro, tu non gli puoi dire al fisco io ti do direttamente 100 euro perché il fisco deve autorizzare e passare la procedura. Questa innanzitutto è una cosa che deve diventare immediatamente automatica. L'altro punto qual è? Che secondo me è molto importante. In Italia, faccio un esempio, una persona accusata di non pagare le tasse di evasione fiscale non può utilizzare il BOT o i titoli di Stato posseduti per pagare le tasse. Invece per me, che cosa voglio dire? Che il titolo di Stato posseduto diventa a quel punto deve essere moneta corrente, cioè se tu se sei accusato di un'infrazione per 1.000 euro oppure devi al fisco 1.000 euro, tu non hai i soldi, puoi benissimo dargli il tuo BTP, il tuo titolo di Stato, che verrà a quel punto automaticamente annullato. Queste sono le prime due importanti riforme. L'altra riforma che è importante è che noi ci troviamo redditi da lavoro, diciamo ultratassati, perché noi consideriamo che comunque il contributo sono le tasse, ma abbiamo redditi finanziari e redditi immobiliari che non, cioè, alla fine non sono da una parte così tassati. Per quale motivo? Perché noi i contributi, chi paga i contributi sono semplicemente i lavoratori e questo parliamoci chiaro, non è letteralmente giusto perché se mettiamo che una persona che abbia 10 appartamenti, questa persona che li affitta vive di rendita perché a Roma anche
a un certo punto se li gioca tutti al casinò, oppure è un pellegrino e se li spende tutti a donne, poi dopo uno gli deve fornire assistenza, ma la persona stessa non ha pagato per l'assistenza. Quindi certamente è importante rafforzare questo punto, fare un calcolo preciso di quanto si spenderebbe a livello percentuale, diciamo, per il far pagare IRPEF e reddito in misura, IRPEF e contributi in misura uguale su tutti i redditi, e applicare questa ugualizzazione fra tutti i redditi prodotti, in modo da poter allargare anche la base imponibile. Questo per quanto riguarda a livello fiscale. Per quanto invece riguarda previdenza e assistenza, noi abbiamo dei problemi, innanzitutto che in Italia, diciamo, abbiamo un sistema che si passa per categorie, che è un sistema, diciamo, che ci ha lasciato il fascismo, che a livello repubblicano abbiamo, è stato decisamente peggiorato dai vari governi democristiani, e la mia idea è superare, insomma, quella che è la divisione per categorie. Innanzitutto, per prima cosa, bisognerebbe nazionalizzare tutte le casse private e l'INAIL, e portarle tutte all'interno dell'INPS. L'INPS verrà automaticamente non più 50 gestioni, ma due gestioni, autonomi e dipendenti. Cioè, diciamo, in questo caso tu proponi una grossa semplificazione dell'apparato pensionistico, ma in questo caso, semplificando, si ha un vantaggio anche da parte del cittadino? Sì, si ha un vantaggio innanzitutto perché attualmente che cosa succede? Che tu spendi più per i dipendenti che per quello che sono effettivamente le prestazioni, perché se noi guardiamo, la maggioranza della spesa dell'INPS sono per i dipendenti e per le pensioni sopra i 2.000 euro al mese. Poi ci abbiamo un presidente, ci abbiamo dei consigli di amministrazione, vari direttori e via. Noi tutta questa gente, questi mangiapane, no? Non li tagliamo, perché trasformeremo il sistema in un sistema più standardizzato, più efficiente. Sì, ho capito, tu intendevi un sistema tipo alla irlandese. Sì, un sistema corretto, ma all'irlandese quello che... Sì, un sistema del tipo anglosassone, in cui noi pensiamo a una pensione contributiva, che significa calcolata sul livello dei contributi, una pensione tipo assistenziale, un assegno di disoccupazione contributivo che sostituisce sia la disoccupazione attuale che la cassa integrazione, perché ricordiamo che la cassa integrazione è un assegno di fatto, tipo un assegno di disoccupazione, perché l'azienda ti riduce l'orario. Poi abbiamo l'assegno di disoccupazione assistenziale, l'invalidità civile, l'invalidità dal lavoro e l'invalidità contributiva, l'assegno alla persona disabile e l'assegno familiare. Con questi 8 meccanismi noi di fatto riusciamo a rendere il sistema più efficiente, anche perché di per sé stesso non è sbagliata l'idea a 67 anni, ma è sbagliata che il fatto che non esistano dei meccanismi assistenziali che ti permettono, in caso in cui tu diventi disoccupato, di andare, diciamo, in disoccupazione anche per lunghi periodi, perché la disoccupazione italiana è ridicola, perché 6 mesi di disoccupazione. Quindi la mia idea di base quale sarebbe? Innanzitutto fare un calcolo figurativo per la pensione tra i 30 su 30 anni. Tu maturi 50 euro al mese per ogni anno di contributo. Sono utilizzabili fino a 10 anni di disoccupazione. La pensione minima è 500 euro al mese. La pensione massima è aumentabile di altri 1.000 se hai avuto un incidente sul lavoro. Nel caso invece in cui tu rimani disoccupato, tu puoi avere una disoccupazione tipo contributivo, pure se ti riducono anche l'orario di lavoro per il giorno di cose, che la considero di 1.000 euro al mese nel caso di disoccupazione totale. Una disoccupazione tipo assistenziale, ovvero sia il reddito di cittadinanza, che passa dopo per altri 2 anni a 500 euro al mese, ma il reddito di cittadinanza diventa estendibile se tu diciamo, ti rimetti a studiare, oppure se tu decidi di aprire attività, di fare dei corsi e di sviluppare qualcosa. Ma allora, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, una domanda che voglio porre: te sei d'accordo a dare questo reddito di cittadinanza a livello, proprio a monetizzarlo, a pagarlo in cash? Perché adesso, giusto, anche se io vivo all'estero da tanti anni, però proprio perché vivo all'estero conosco molto bene i nostri connazionali, cioè siamo un popolo della cintola del pellegrino, giusto per intenderci. Non c'è il rischio che a dare un reddito a gente che magari ne ha bisogno perché non ha la casa, non c'ha da mangiare tutto, però si trovavano con 1.000 euro in mano, per esempio, in contanti, e conoscendo il pellegrino, lui va, se li spende tutti a puttane, e poi dopo, cioè, non è che ci pensa, dice dopo domani non c'ho da mangiare, e poi ti ritorna lì a bussare alla porta e ne vuole ancora. Cioè, non sarebbe in questo caso auspicabile concedere il reddito di cittadinanza, però sto forma buoni pasto, una casa, un alloggio, gli paghiamo direttamente, lo Stato interviene pagando presso magari un privato le spese d'affitto, però a lasciare in mano di concreto al cosiddetto pellegrino solamente quella piccola parte monetaria che può servire
dire per le piccole spesette, diciamo fare un po' da papà, fare un po' lo stato di fare un po' da papà di un figlio un po' scoraggiato, non dare in mano troppi soldi, che poi conoscendo anche le abitudini dell'italiano, quello almeno io trovo tanta gente che conosco io che magari fanno fatica a tirare a fine del mese, però se gli capino tutti di botto 1.000 euro al mese e quelli lì vanno se li spendono al night, non è che pensano domani non c'ho da mangiare. Sì, io concordo con te, ma infatti la mia idea qual era? Sostituire, posso dire, anche perché ho limitato, ho messo, ti posso dire, dei limiti che qualcuno potrebbe dire che siano bassi, perché io sono dell'idea e preferisco sostituire quelli che sono il pagamento monetario dei servizi extra, tipo ad esempio l'assegno dell'affitto, perché nella mia riforma di previdenza ritorna anche la riforma per l'assegnazione delle casse popolari. Faccio un esempio: adesso noi abbiamo gli ACP, che sono dei vuoti a perdere, gli enti delle case popolari. Questi enti delle case popolari io sarei benissimo per chiuderle, per cedere agli abitanti delle case popolari in cambio di una cifra a livello politico, un prezzo politico, vendergli, e poi sostituire al sistema di case popolari il sistema dell'assegno all'affitto. Per cui faccio un esempio. Sì, mi sembra che è il sistema danese quello lì. Sì, esattamente. Cioè, io che cosa faccio? Dico ad esempio che i proprietari di casa non possono tenere sfitto l'appartamento per più di 6 mesi. Dopo 6 mesi, se l'appartamento risulta sfitto e non risulta dichiarato nessuno come residente dentro, il comune chiama la persona che ha questa, diciamo, l'appartamento, gli dice: io domani te lo prendo in affitto. Diciamo l'appartamento, il prezzo di mercato vale 500 euro, al netto io te ne do 200, insomma, acqua, luce e gas, e ti ci metto dentro, e però ci metto dentro, decido io chi voglio. Questo sicuramente è un sistema più efficiente, perché da una parte tutti i costi che abbiamo per le case popolari, diciamo, ampiamente spariscono, perché verrebbe finanziato tramite una, diciamo, tramite la chiusura degli ACP, istituti autonomi case popolari, e tramite la vendita delle case popolari, più una riforma seria dell'IMU, e più una, accanto a una riforma seria dell'IMU, anche, diciamo, un'estensione dei contributi a più persone. Poi, diciamo, l'INPS, che, diciamo, si occuperebbe della gestione monetaria presso i comuni, darebbe, cioè avrebbe, sarebbe finanziato anche da parte degli utili di Eni, Enel e del futuro ente acqua a livello nazionale. Ma un sistema così, guarda, a mio avviso taglierebbe tantissimo le gambe a tutta quella gente della generazione più vecchia della nostra, perché noi parliamo di adesso della nostra generazione, non c'è nessuno 7-8 appartamenti, ma c'è la gente, c'è gente che ha 7-8 appartamenti, li affitta, però non dichiara nulla, sulla carta risulterebbero tutti sfitti, per cui quella gente lì sarebbe obbligata o a dichiarare che sono in affitto, oppure comunque il comune ti dice: no, tu cosa fai, tieni 7 appartamenti sfitti, mi sembra strano che li tieni sfitti, allora ti ci metto dentro la gente che ne ha bisogno, te la do io, ti pago io. Poi in quel caso lì, cosa fai, verresti smascherato che in realtà gli affitti quegli appartamenti? Sì, esattamente, che in realtà gli affitti che non sono dichiarato e ti posso dire, verresti assolutamente smascherato. Quindi ti posso dire, aumenterebbero comunque le entrate per le persone. Oltretutto, cioè, la cosa che vorrei fare anche per fare, diciamo, rendere questo sistema efficiente e europeo, vorrei, insomma, sedermi al tavolo con i nostri partner europei e proporre una banca dati in cui c'è un codice fiscale di tipo europeo, in cui sotto questo codice fiscale vengono registrati matrimoni in maniera automatica, conti in banca, vengono registrati prestazioni sociali ricevuti se qualcuno ti dichiara carico, e tutti i soldi che hai in conti correnti bancari, se hai preso prestiti e dove li hai presi in tutto l'ambito europeo, se lavori in ambito europeo e via. Questo sistema sicuramente verrebbe dato in mano all'Agenzia delle Entrate, che chiama le persone se non porta. Noi sappiamo benissimo dalla nostra esperienza, avendo lavorato all'estero in maniera tecnica, che di 10 italiani che sono effettivamente all'estero, sono uno registra la propria residenza. Se la stima effettiva degli italiani che stanno all'estero dalle statistiche ufficiali in base ai dati AIRE è 1 milione degli italiani che partono ogni anno, cioè secondo me arriva a 3 milioni, e se nuovi italiani risultano residenti all'estero in base all'AIRE 1 milione negli ultimi 10 anni, significa che sono partiti 10 milioni e molti di questi italiani lavorano all'estero, però in Italia si richiamano a carico dei genitori. Se diciamo gli ultimi 10 anni sono partiti 10 milioni di italiani e solo uno ne risulta per statistiche, noi già da questa semplice riforma di scambio di informazioni riusciamo a tenere 6 miliardi. Oltretutto noi non sappiamo effettivamente quanti italiani hanno una pensione estera e arrivano in Italia richiedendo l'assegno sociale. Noi se questo... poi così con questa piccola banca dati a livello europeo si eviterebbe anche di dare il reddito da cittadinanza a gente che magari lavora, che ne so, anche a pochi passi in Svizzera, o che lavora in Irlanda, in Inghilterra, così, in Germania, ma in Italia non risulta niente, risultano, esatto, carico, cioè, sui genitori. Sì, risulta magari che risulta essere a carico questo genitore,
venditori, mentre al contrario, con questo sistema noi avremmo una informazione precisa dove le persone fanno, cosa fanno, se risulta che prende lavoro ci sarà il sistema che segnala questa cosa Sì, anche i grossi proprietari immobiliari, perché c'è da dire che molti grossi proprietari immobiliari hanno, per dire, le palatine in Germania, nella Germania dell'Est, o hanno investito in immobili, per esempio, nelle Repubbliche Baltiche. E quella lì è gente che sulla carta, non essendoci una unificazione a livello fiscale, Sì, non risulta fisco italiano. esatto, non risulta che queste persone, ricordo che al tempo ricordo che quando facevo l'università io non presi mai le borse di studio perché risultavo di famiglia ricca, ma avevo un mio, possiamo dire, collega studente che aveva il padre e la madre che avevano due palazzi in Francia, a Parigi, però ufficialmente in Italia prendevamo l'assegno sociale. L'assegno sociale, lui veniva addirittura in Italia, lui veniva, devo dire, all'università addirittura in Ferrari, con la targa francese, nessuno si preoccupava assolutamente di questo. Perché quelle persone che parlano effettivamente di evasione fiscale a me fanno anche abbastanza ridere, insomma, perché cioè l'evasione fiscale ormai si fa un'evasione transfrontaliera, non è un'evasione più all'interno della stessa nazione, ma a livello transfrontaliero, cioè se noi vediamo ad esempio cosa hanno fatto i greci per sfuggire all'austerità, appena aumentavano le tasse, prendevano tutti i soldi, li trasportavano in Bulgaria e facevano il mercato nero con la Bulgaria, per Sì, cui la Bulgaria, grazie ai greci, al sistema bancario più nativo e più solido di tutta l'Europa. sì, ma poi non solo relativo più solido, ma anche il debito pubblico è quello più basso. Anche molti italiani hanno portato i soldi, non si spiega altrimenti come siano usciti tutti questi voli ultimamente, Milano-Sofia o Roma-Sofia, tutti i fine settimana, con la domanda è, ma quanti, cioè gli italiani vanno veramente tutti i giorni in Bulgaria? E consideriamo che Bulgari in Italia sono a malapena 5.000, quindi non stiamo parlando di una persona, se posso dire, di persone che stanno sempre tutti questi voli. Sì, guarda, io per quei voli lì Bulgaria, e ti dirò, anche in zone limitrofe extraeuropea, so per certo anche di gente che fanno contrabbando di valuta, che partono con sotto il pigiama i soldi, le mazzette cucite sotto il pigiama, e portano la valuta via liberamente al riparo in questi paradisi fiscali dove nessuno andrà mai a metterci il naso. Ma Sì, ma poi una domanda... Sì, scusa... la cosa poi che è divertente è che loro fanno accordi con la Svizzera e però nessuno si preoccupa di fare altri accordi con gli stati Schengen, per cui lo scambio di informazioni, come ha detto anche il procuratore di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, si trova a un livello molto basso e addirittura le persone che portano, fanno evasione fiscale, riciclano soldi, si trovano una prateria spianata per l'evasione fiscale. Quindi diciamo, la proposta nasce per l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco e via. La proposta nasce appunto perché per organizzare un coordinamento fra i vari stati europei, un'organizzazione in modo da evitare le spese e finalmente non fare l'austerità nei confronti delle persone per bene, ma nei confronti delle persone che abusano dei vari sistemi. Ecco. Adesso un'ultima domanda. Te come vedi a livello dei singoli stati europei le loro cose positive del sistema fiscale? Per ogni stato, noi da chi è che possiamo prendere che cosa e cos'è che possiamo correggere? Secondo me quello che possiamo prendere a livello principale sono paradossalmente da due stati piccoli, Irlanda e Danimarca. Dalla Danimarca possiamo prendere il discorso dell'organizzazione degli assegni per l'affitto, che sono organizzati in maniera molto efficiente e che diciamo rispetto alle case popolari hanno un costo che è pari al 20%. Dall'Irlanda al contrario possiamo prendere quella che è l'architettura dello Stato sociale, che comunque risulta un'ottima architettura, tuttavia possiamo fare delle, secondo me, almeno il mio livello personale, tutta l'assistenza che viene proposta a livello irlandese, cioè non è che abbia una grossa differenza rispetto a quella che siano tutti gli istituti contributivi. Per cui faccio un esempio, addirittura troviamo che il reddito di cittadinanza risulta essere delle volte più alto dell'assegno contributivo se hai, in base all'assegno contributivo, se hai lavorato. E questo secondo me è una cosa decisamente assurda, pure Se che c'è in Irlanda, so per certo che c'è il paradosso, che se tu fai il part-time prendi meno che a starti in una casa con reddito di cittadinanza. sì, questi sono dei paradossi, insomma, pure che magari ha lavorato per 10 anni, ti posso dire, se applichi per la pensione normale dovresti prendere 500 euro al mese, se applichi per l'assegno sociale ne prendi 800, che secondo me sono una cosa un po' assurda. Invece queste cose, diciamo, dovrebbero essere modificate
dovrebbero essere modificate. Per il resto ritrovo giusto ad esempio che facciano lavorare le persone sane e chi ha problemi di salute la tengono a casa, perché per metterlo, cioè un invalido, per una persona, per dichiararlo o inabile al lavoro, ci abbia comunque un'invalidità almeno pari al 60% o inabile civile, e poi che tu sei, diciamo, se tu possa essere prepensionato o per motivi di salute o per motivi di vedovanza. Naturalmente farei tutto in base, sempre comunque in base a un calcolo, diciamo, contributivo, perché comunque anche il sistema irlandese risulta essere, diciamo, migliorabile in base al mio schema. Adesso per chiudere, vuoi aggiungere qualche altra nota o intervenire su qualche aspetto circa come si potrebbe impostare un nostro sistema fiscale anche stando alle tue analisi? Quindi innanzitutto, cioè, la prima cosa che bisogna comunque partire è nazionalizzare immediatamente tutte le casse private, tutte, e poi incominciare a fare la divisione. Per le pensioni vecchie iniziamo subito a mettere un tetto molto basso di 1.500 euro al mese, estendibile a 2.000 se c'è stato un incidente sul lavoro, se risulta dalle nostre analisi, per coloro che prendono le pensioni vecchie, e quindi iniziare a portare le pensioni minime a 500 euro. Per quelli che dovranno andare in pensione, iniziare direttamente a applicare dal prossimo anno direttamente a applicare il nuovo sistema, in modo da poter fare e iniziare a applicare, insomma, anche l'assegno per l'affitto. Oltretutto a questo, la cosa importante che vorrei fare, che mi preme anche proporre, visto che ricordiamo pure che in Italia la maggioranza delle persone che hanno in mano un patrimonio sono anziane, che desiderano la cosa che vorrei fare è permettere di dire che se una persona che abbia 67 anni decide di anticipare la successione alla pensione, innanzitutto non paga il trasferimento di proprietà ma solo l'imposta di successione. Un'altra cosa che mi preme introdurre, visto questi stati di disoccupazione, poi in base a questo, se decide questa decisione, lui può avere diritto sempre alla pensione, avere la casa pagata in base all'affitto con acqua, luce, gas, e poi nel caso in cui stesse male può usufruire anche a quel punto dell'assegno per la badante di 500. Questo sistema permette anche di sbloccare molte situazioni e di portare, diciamo, al livello di iniziare, insomma, a dividere il patrimonio. Può ottenere ovviamente con sé quei 10-20 mila euro e via. Sì, diciamo, sbblocchiamo tutta questa barriera che fanno sì che adesso nello stato attuale l'80%, forse anche di più, anche da alcune stime anche l'85% del patrimonio è tutto in mano alle persone anziane, mentre i giovani si trovano in un certo senso embargati, impossibilitati a farsi una famiglia, una vita normale, perché abbiamo tutta questa fascia di gente ormai coi capelli bianchi che detengono tutta la proprietà, un incentivo a mollare l'osso. Anche giusto adesso mi viene anche da dire, ho visto una tua discussione, mi sembra giusto ieri, con uno circa che criticava il fatto di voler mettere un tetto, un limite alle pensioni, un limite, questo qui adesso così, se non mi ricordo male, questo qui diceva, ma te che ne sai, magari c'è anche il pensionato che prende 6.000 euro però c'ha 6 figli da mantenere. La risposta qual è? Ma allora posso dettagli 6.000 euro al pensionato? Ma non sarebbe meglio che iniziamo a assistere i figli e li iniziamo a far rendere indipendenti? No, ma il pensionato vuole l'osso tutto per te, per tenere su cubi i figli e per tenerli a sua disposizione, diciamo, sì, è esatto. Padre e padrone. Esatto, questa mentalità da genitori padroni noi nel senso la dobbiamo superare. Ecco perché poi addirittura il mio incentivo, perché naturalmente ricordiamo che ci sono anche quelli, diciamo, settantenni che possono non avere figli o parenti, in questo caso l'incentivo viene esteso pure a loro, ma devono fare l'adozione del maggiorenne, che verrà trasformato in un contratto, e oltretutto una persona può, in base all'età della persona, decidere, insomma, di pagare una certa cifra per ottenere l'adozione del maggiorenne in base a questo, in modo che così iniziamo a far girare, insomma, più soldi e rimettiamo in moto l'economia, perché ricordiamo pure, insomma, che magari un anziano proprietario dei 10 appartamenti, questo anziano non vuole rogne, noi a questo punto che però magari può essere preoccupato per la salute, noi invece con il nostro sistema gli diciamo inizia, diciamo, a fare i vari passaggi di proprietà per te, non ti preoccupare, che ci pensiamo noi, quindi, diciamo, tutti questi soldi vengono poi rimessi in circolo nel bene normale, poi come ogni livello ci sarà chi sarà in grado di farli fruttare e li migliorerà, e chi magari fa il pellegrino come una cosa che li perderà, magari si spenderà pure male, ma l'economia incomincerà a ripartire, perché ricordiamo pure che l'Italia è un paese con il 30% di anziani, con una percentuale di anziani che cresce, che non ci abbiamo, insomma, bisogno di sbloccare e riportare la cosa, insomma, verso i giovani, perché un anziano spende anche di meno, insomma, a livello economico. Sì, che ci deve fare adesso? Che un anziano
italiano prenda più di 1000 euro al mese, diciamo, è giusto, gli diamo la possibilità di, una, di un alloggio, la possibilità di un'assistenza sociale adeguata e tutto il resto, ma più di 1000 euro al mese dove li va a spendere? Cioè è inutile che lì li accumula, lo accumula per l'aldilà, non ha senso queste cose qua. Poi se andiamo anche a vedere tanti aspetti, c'è gente che ha immobili, ha delle metrature enormi, parliamo di gente che ha più di 200 metri quadrati di proprietà immobiliare. Cosa ci deve fare tutto questo spazio? Diciamo, io sarei d'accordo anche l'IMU, anche per quello che è, dare un'imposizione fiscale fino a 30 metri, anche giusto che uno ce le abbia i suoi 30 metri a persona del nucleo familiare, vuol dire 3 persone 90 metri, 30 metri a testa, completamente esentasse, perché è giusto che uno ha il diritto a possedere qualche cosa in pace, liberamente, senza essere assillato dal fisco, lo abbia. Ma però gente che ha 100, 150 metri, appartamenti più di 200 metri, ma cosa ci deve fare di tutta quella ricchezza? Che vivono da soli, nessuno li va a trovare, sono come Dracula nel castello. Cosa devono, si tengono tutta questa generazione, parliamo di gente dai 60, 80 anni che vivono come Dracula nel castello, non vogliono, tengono tutta la coperta dell'economia, dei soldi, della ruota che gira dell'economia, non danno nulla alla nuova generazione che sta per arrivare, generazione che molto probabilmente, se le cose non cambieranno, loro, questa gente qui, hanno pensioni d'oro, 1.500, 2.000, 1.800 euro, ma la nuova generazione, non lavorando, non producendo, in futuro, quando toccherà loro, non avranno neanche la pensione, faranno una vita di stenti, a pane e acqua, magari a vivacchiare in una stanza, buttati da qualche parte a chiedere ospitalità, e invece tutta questa gente qui si trova proprietari di case 100-150 metri, gente 7-8 appartamenti che se ne sta a fare la bella vita ai Caraibi oppure in Thailandia. Noi abbiamo gente che non vuole mollare l'osso e la tua proposta darebbe anche a questa gente qui un incentivo a lasciare qualche cosa ai giovani, garantendo loro assistenza ospedaliera, la badante, assistenza diciamo sanitaria e una vita dignitosa garantita. Però cosa mi rappresenta una mummia che ha un appartamento di 200 metri? Allora, te non vedi una possibilità anche di fare un sistema fiscale sulle proprietà immobiliari a scaglioni, a scalini, diciamo, sì, a dare il giusto a chi se lo mette? La mia idea è proprio dire, sei single, 30 metri quadri, sei sposato, 60, hai un figlio, no, hai un figlio, 90. Tutto quello che viene di più, a scaglioni naturalmente, sarà tracciato tra i 5 e i 20 euro al metro quadro, perché è chiaro che una persona che c'è un appartamento di 300 metri quadri, eh sì, sopra i 200 metri una bella botta fiscale, perché cosa devi fare? Devi fare il principe dentro nella reggia, eh? Esatto, una bella botta fiscale sopra i 300 metri quadri, una bella botta fiscale, 20 sopra i 200 metri quadri, 20 euro al metro quadro, così insomma, e te la pianti insomma adesso, bisogna, cioè gli spazi sono quelli, e l'Italia è già piena di case, così non si può costruire, continuare a costruire così selvaggiamente, anzi forse sarebbe meglio demolire più che costruire attualmente come la situazione. Sì, abbiamo basta pensare ad Agrigento, oppure in campagna hanno costruito le case sul Vesuvio a raso, sono arrivati fino in cima, c'hanno le villette che guardano dentro nel cratere, cioè non è tutta una costruzione selvaggia fatta in quel modo lì, in posti paesaggistici naturali, deturpazione anche del paesaggio, e poi costa anche mantenerli, perché per 4 case messe magari in un posto perduto, anche abusive, che tu gli devi comunque fare la canalizzazione, l'acqua potabile, l'illuminazione, portargli i servizi. Bisogna cercare anche di fare economia anche di spazi di cemento, rivalorizziamo i centri urbani che abbiamo, li riqualifichiamo, li teniamo, creiamo anche del verde, e tutto quello che è in eccesso un po' alla volta bisogna anche cercare di smantellare e concentrare la gente solamente in determinati punti, perché non è impensabile che se siamo 60 milioni di abitanti ed ognuno va a costruire dove cavolo vuole, e poi lì abbiamo l'Italia, l'andiamo a deturpare. Sì, sì, e poi non solo andiamo a deturpare, ma creiamo disastri. Creiamo disastri tipo tutte le inondazioni del Po, tutta la montagna che va giù. Sì, oramai in ogni capoluogo di provincia hanno costruito le case addirittura nei letti dei fiumi, nel letto dei torrenti, che in qualsiasi momento una qualsiasi piena passa e si porta via tutto. Sì, sì, infatti, qualsiasi piena, invece noi dobbiamo fare una riqualificazione anche del territorio, perché mi sta bene il concetto di decrescita, ma io vedo una decrescita in senso positivo, cioè per decrescita intendo una decrescita dall'occupazione del territorio. Io sarei addirittura anche insomma sui terreni la tassazione l'IMU, di estenderla, se il terreno non è coltivato, pure l'IMU la paghi, paghi 10 euro al metro quadro. Ma sì, che mi rappresenta il proprietario terriero che ha 60 ettari e la tiene così a rovi di spine, a sterpaglia. Terreno, la
l'agricoltura è una risorsa fondamentale del paese, perché dà mangiare alla gente e ci rende indipendente almeno da questo punto di vista. Cosa mi rappresenta? Gente, famiglie che hanno lande intere che rimangono lì così a non fare niente. Se la terra la lavori o la dai affidamento, la fai lavorare da qualcuno che la fai rendere bene, e se no anche l'IMU anche lì, così incentivi a vendere a qualcheduno che della terra se ne prende una responsabilità e la coltiva e la fa diventare un bene del paese. Ma infatti, poi considera che la mia idea anche da questo punto di vista è di creare presso i centri, diciamo, presso i centri dei mercati, cioè presso i centri commerciali, riservare un piano dal cosiddetto prodotti a chilometro zero, ovvero sia tutte le persone che hanno dei terreni in zona possono arrivare a vendere gratuitamente dei prodotti, i prodotti che producono, i prodotti anche... E i loro prodotti devono trovare uno spazio gratuito all'interno dei centri commerciali. Un'idea del tipo, tu costruttore vuoi costruire il centro commerciale, ma non lo fai per fregare il piccolo produttore. Tu ti diamo la possibilità, 10.000 metri te li facciamo costruire e in più ne costruisci altri 10.000 che verranno affidati a titolo gratuito ai piccoli produttori che venderanno direttamente nello stesso centro commerciale dove tu apri la catena, che poi questi qui non sono neanche, fossero almeno imprenditori locali. La catena commerciale sono in mano principalmente all'imprenditoria francese e tedesca che non mirano altro che a fare utile togliendo del mercato nostro che è quello del piccolo produttore, del piccolo allevatore che ha il prodotto nostrano e genuino, che magari è anche meglio, però finisce di scomparire dalle nostre tavole perché è soppresso dalla grande impresa, dalla questa grande impresa, questo grande commercio che è l'industria alimentare della grande distribuzione. Sì, ecco infatti perché la proposta, così almeno si crea questo mercato. Poi l'altra proposta da incentivare per, diciamo, incentivare poi anche, diciamo che la roba venduta a questo mercato non paga l'IVA, è mercato da piccoli produttori, non paga l'IVA e poi il contadino paga semplicemente tutti gli anni delle tasse fisse in base in proporzione alla grandezza del terreno, tipo un euro l'ettaro se coltiva la terra, in modo da poter insomma rilanciare anche la nostra economia. Sì, diciamo una tassazione simbolica, diciamo sì, è una detassazione simbolica anche per non avere contro gli altri produttori europei che potrebbero non vedere di buon occhio questa cosa. Noi diciamo le tasse le pagano simbolico perché sono il piccolo coltivatore, è una ricchezza collettiva di tutti quanti, perché tutti noi andremo a mangiare, a godere dei buoni prodotti della cucina italiana. Evitiamo che l'Italia venga invasa dai prodotti industriali che oramai non hanno neanche più nemmeno il sapore della genuinità. Noi stiamo a mangiare sulle tavole dei prodotti che sono un'invenzione di scienziati con il camice bianco che stanno a fare esperimenti con le provette. Ci stanno nutrendo con del mangime tossico, si stanno intossicando di sostanze che noi non sapremo solamente fra 15, fra 20 anni cosa ci hanno dato da mangiare, e intanto ingeriamo. Causa anche di tutto questo sono in aumento da quando è scoppiata l'industria alimentare anche malattie che prima erano assolutamente conosciute, come possiamo per esempio vedere i casi di cancro. Una volta, quando non vi era l'industria, storicamente non è mai morto nessun regnante, nessun papa, nessuno che io mi ricordo di personaggio famoso per morte di cancro, perché il cancro, benché esistesse, era una malattia talmente rara che poteva benissimo passare inosservata. Era più semplice morire a rogo o morire colpito da una meteorite che morire per queste malattie, che sono malattie dovute essenzialmente all'epoca moderna, per cui ci svincoliamo da quelle che sono le industrie chimico-alimentari e portiamo nei nostri centri commerciali, quindi sulla nostra tavola, i buoni prodotti della cultura culinaria italiana, e obblighiamo a finanziare tutto questo alla grande distribuzione, che se vorranno mantenere degli spazi aperti dovranno cedere il 50% dello spazio all'interno del centro commerciale, dovranno cederlo a titolo gratuito ai piccoli produttori, cosa che darà immediatamente lavoro, non dico a milioni di persone, no, però a qualche centinaio di milioni sì, perché noi abbiamo magari il piccolo produttore terriero che ha due o tre figli, al figlio senza lavoro, così lo può mandare, intanto che lui pensa alla coltivazione del terreno, si dà da fare, o alla piccola cooperativa che pensa al raccolto, alla coltivazione, all'allevamento. Ci saranno anche i familiari di questi qua o altri impiegati dell'indotto che si occuperanno di andare di mattina a portare i prodotti genuini freschi nei punti vendita per offrirli alla gente comune, che ne trarrà anche beneficio, perché questi prodotti, senza il giro di mano della grande distribuzione, costeranno anche relativamente poco rispetto al prodotto industriale che ti intossica. Sì, infatti è questa l'idea, noi cerchiamo di offrirgli una condizione di vantaggio
vantaggio in modo che poi queste persone possano riescano a vivere e iniziamo insomma l'opera di rilancio dell'economia italiana. Grazie Patrizio, se non hai niente da aggiungere io direi di chiudere qui la trasmissione, anche perché mi stanno facendo degli strani segni dalla regia. Un caro saluto da parte mia a tutti i nostri affezionati radioascoltatori, spero di non avervi annoiato perché questa qui è stata una puntata molto tecnica, però il segnale che io voglio dare a tutti quanti è che all'interno nel nostro gruppo c'è della gente che ha delle idee chiare, che può fare delle proposte. Chiedo a tutti voi di sostenerci, sostenere non le nostre idee ma anche fate voi delle nostre proposte, poi noi all'interno nel nostro gruppo Comunalca per la Russia e i Paesi Baltici abbiamo dei validi consulenti, uno è Patrizio Calzolai, che potranno visionare quelle che sono le vostre proposte e discuterne con voi. Noi abbiamo gente tecnica in gamba, nel nostro filone dell'Europa dell'Est c'è gente valida, gente che ha anche diciamo il titolo di studio, se può essere se può interessare, per poter trattare l'argomento, gente molto afferrata nell'argomento, perché per esempio il nostro Patrizio ha vissuto in 7-8 paesi dell'Unione Europea e si è andato a studiare uno a uno il loro sistema fiscale per capirne anche quelli che sono i buchi e anche quelli che sono i pregi, per cui uno studio dal punto di vista tecnico noi l'abbiamo. Patrizio, a te la parola per il saluto di chiusura. Io saluto tutti e se servono assistenza e consigli sono sempre disponibile.